guarda, saluto mia madre. Oh, ciao bello! Ciao a tutti! Ciao! Signor Antonio, come sta sua moglie? Dunque, mia moglie è un invalido al 100%. E l'avventura del parcheggio sotto casa come... Ma io ho fatto la domanda al comune per chiedere il permesso di un parcheggio per mia moglie e mi hanno risposto che non lo possono dare perché c'è una corsia pericolante e su questo lato qua non possono dare loro il parcheggio, il permesso. E allora cosa succede? È successo che d'estate qua il comune ha affitto lo stesso lo spazio che adesso ci sono le macchine, qualcosa in più. Del permesso del comune. Il permesso per me per avere il posto per la macchina dice che non si può avere. E lei come spiega il fatto? Il fatto non lo so, questo dovrebbe essere una cosa del comune che mi deve spiegare a me perché loro affittano il posto e a me non mi possono dare il posto per mia moglie perché è in panne. Lei dove lo vorrebbe il parcheggio? Ma sempre qua vicino alle macchine perché il comune affitta lo spazio buono. Signor Antonio, d'estate qua cosa c'è? Di qua niente, passano le macchine perché l'altro spazio è occupato dagli ombrelloni e tavoli che il comune dà il permesso. Ma gli ombrelloni per cosa? Per andare in spiaggia? No, gli ombrelloni per i ristoranti, i bar.